Inizialmente tramite la professoressa Pagliani siamo partiti proprio da questo plesso, dal mercato ittico di Fano, iniziando con una registrazione appunto della vendita del pesce, proseguendo poi con le registrazioni, audio, video, montate poi dal professor Ferretti di video, sempre dell'Istituto Seneca, e sviluppando poi il progetto finale che abbiamo presentato al Senato. Hanno focalizzato il lavoro sui rifiuti in mare lungo le coste, un problema che negli ultimi tempi ha assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale. Il reportage video giornalistico realizzato dagli alunni della classe quinta di grafica e comunicazione sono stati premiati per il documento redatto nell'ambito del progetto intitolato Senato e Ambiente, svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Il Polo Trefano ha vinto il concorso e per questo oggi i senatori Briziarelli, Fede e Romagnoli hanno voluto incontrare di persona gli studenti. Si è parlato di ambiente, delle plastiche, dell'inquinamento così, che è strettamente correlato a quello che è la salute, al buon vivere, alla dignità. Ecco, questo declinato e realizzato dai giovani fa sì che noi delle istituzioni ci attivassimo per concretizzare al massimo il loro lavoro. Perfettamente in linea con quello che sarà approvato fra poco in Senato, perché la legge Salva Mare vedrà la luce e sarà approvata anche in Senato prima dell'estate. Portare il ringraziamento personale, abbiamo fatto una premiazione online compatibilmente con il Covid, quindi in genere il protocollo era la visita a Roma. Ci sembrava giusto colmare questo spazio venendo qui a rendere merito alla città e ai ragazzi, alla marineria di Fano, che è una rappresentanza importante del mondo della pesca. Giovani, il pesce finisce! Dopo l'appuntamento al Polo 3, i senatori hanno colto l'occasione per visitare la Fano sotterranea e incontrare poi le autorità civili e militari e i rappresentanti del mondo della pesca al mercato ittico nella zona del porto e seguito un confronto sul disegno di legge, la salvaguardia del mare Adriatico e la messa a dimora delle oasi ecologiche. Questa presenza di rappresentanti del nostro arco costituzionale, trasversali, senza colori politici, ma tutti assieme per l'ambiente, il messaggio più bello che noi oggi possiamo dare ai nostri ragazzi, che sono e saranno i veri protagonisti alle 11 quando saremo tutti assieme. Presente all'incontro anche il prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi. Viviamo un momento in cui il pianeta Terra, dico una frase fatta, sta invecchiando, si sta deteriorando. Però il futuro è in mano alla nuova generazione, ai giovani, e sono assolutamente convinto e non sono assolutamente, non mi contrario del fatto che un ragazzo possa insegnarmi a come vivere e a come gestire la natura di questo nostro meraviglioso pianeta. Questi ragazzi vanno assolutamente premiati, come lo sono stati, ma vanno assolutamente incentivati, quindi progetti del genere, se nel futuro possono avere il patrocinio della prefettura, io sono assolutamente d'accordo. Veleno, questo è il veleno, vi uccideranno tutti, una volta quando ero giovane io questo non c'era. Il pesce finisce, muore.